Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Io sto vedendo. Yes! Ciao a tutti. Mi hai fatto sognare. Ciao a tutti i bambini. Oggi sono emozionato. Sono più emozionato che per i miei video di lotta doppio competitivo Pokémon. Innanzitutto questo Electric Appu e c'è anche Electric Assu. Appu. Ti ho appena soprannominato così. Giulio Solfi è con noi perché stiamo finalmente per testare, dopo ore di breeding per cavoli suoi, il team che abbiamo costruito nel video che avrete visto su come io faccio i miei team Pokémon. E l'abbiamo fatto facendo il suo, cioè io ho spiegato come facendo il suo. Oggi finalmente Giulio lo mette alla prova e andiamo subito in ranked con questo team a prendere tante sculacciate, Giulio, perché ovviamente essendo il primo test, come per me, può darsi pure che saranno 3 sconfitte su 3, non lo sappiamo. Andiamo, vai. Allora, tra l'altro ho un sacco di scarti di breeding che in realtà sono perfetti, quindi se li volete scrivetemi su Instagram, ve li scambio. Di Ninetales soprattutto. Di Ninetales, sì, perché lo sto cercando, cioè Vulpix lo sto cercando shiny. Praticamente Giulio è riuscito a creare così tanti Ninetales perfetti, mi sa. Vulpix, sì. Vulpix. Che ha detto, con 6 V perfette la passiva, esatto. Segreta. Esatto, l'abilità segreta, quella nascosta che si cita, e quindi lo vorrebbe tanto shiny. Vai, stadio lotta. Di conseguenza c'ha 4 box pieni di Vulpix e dello shiny, ancora nemmeno l'ombra. Li stai contando però? Vabbè, basta che conti box. Sarà arrivato a 200 all'incirca. Sì, secondo me sì. Entro i 500 dovrebbe scappar fuori. Comunque, lotta competitiva. Oh, giochiamo in italiano, attenzione. Chissà se potrò essere utile o meno. Addirittura la prima, lo vedete che la prima, perché Giulio sta ancora accettando i termini. Mi sta spiegando lotta come si doppio. Gioca. Hai ridato l'oggetto a... Guarda come è immacolato il mio account. Classe principiante, 1, vittorie 0, sconfitte 0, signori. Yes, bebè. Vuoi rendere pubbliche? Certo. No. Ho sbagliato. Sti cavoli. È che spierando il tuo team, tutto qua. Vai, squadra. Hai chiamato quello... Quel team Flemma? No, si chiama così, era il team di base che ti dà il tipo. Ah sì? Team si chiamava proprio Flemma. Ok, era un affittabile però del gioco, neanche di qualcuno che condivide, esatto. Il codice. Canzone ti consiglio di mettere la Gym Battle o Tournament troppo tardi, casuale. Ci beccheremo. Perfetto. Quel che ci beccheremo. Adesso partirà quella. Sono contro totalmente ramen. Fuori luogo, vai, controlla squadra. A Lucario, wishy-washy, no. Questo allora. È uno che vuole buffare Lucario con vento in coda. Esatto. Quindi io li devo uccidere Wishiwashi perché possa fare vento in coda. Esatto, quindi io partirei con Shiftry e Ninetales. Intendi Canada? Canada. Si chiama Canada. Shiftry l'hai chiamato Canada? E Ninetales Akurama. Akurama cosa significa? È il Kyuubi di Naruto. Ah, Akurama, ho capito. Akurama. Sì, e poi ci metto Elolisk. Eliolisk. Fammi vedere ancora il team, l'altro team. C'ha quello di roccia. Che Silvio per lo forza... porterei perché c'è l'attacco d'erba per sicurezza. Però c'è un Rotom. Rotom come lo stecco. E va bene, c'è Kurama. E... Ah, io porterei Sylveon sicuramente. Tanto lui parte con Lucario e Wishiwashi. Ma anche un Mimikyu dietro ti potresti portare abbastanza sicuro, secondo me. Quindi Sylveon, si chiama... Se vuoi provare Eliolisk, proviamolo. No, corri, Bing Bong lo usiamo dopo. Termina. Bing Bong l'hai chiamato? Eliolisk si chiama Bing Bong. Ci dovevi ancora illustrare tutti i nomi. Purtroppo qui non li possiamo vedere in competitive. Abbiamo la stessa posa. Mi ha copiato. Posa, però lei è un po' più... Sta un po' più ragionando sul senso della vita. Tu invece sei molto più tipo... Io non ragiono. Mi ha copiato. Oddio. Anche il giacchetto. Questa secondo me gli piace. Non è Lucario? Okay. Guarda che belli i miei Pokémon. Alla grande. Ecco cosa puoi fare subito. Aspetta. Vai, pensa. Parte. Sai benissimo cosa devi fare su Whimsicott. Non te lo dico. Whimsicott. Lo devi fermare. Con cosa lo fermi? Lo fermo con lama solare. No, con bruciapelo. Bruciapelo quello che lo ferma. Ti ricordi? Perché lui attaccherà per primo, così lo fermi. Ah, è vero. E poi vero, fai una bella vampata in faccia quello lì. Vampata colpisce tutti. No, colpisce lui. Whimsicott. Wishiwashi. Vai. Questo dovresti shottarlo così. Bruciapelo. Quindi lui non lo cambia perché non se l'aspettava. Tentenna non può agire, quindi niente vento in coda. Vampata. Yes. Bam.
in boom. Faccia, signori. Ciao Whimsicott. E vento in coda zitto. Il vento in coda zitto. E Ninetales si cambia. Aspetta, Ninetales si cambia, sì, sì. Ma è l'obiettivo, perché se no moriva. Ninetales, capito? Zaino via. Fuga. Ciao. Allora, chi può incassare un colpo suo? Lui è d'acqua, vero? Sì, adesso farà sicuramente un attacco d'acqua. Io Mimikyu me lo terrei verso la fine, lo sai? Metto Sylveon. Sylveon però ha la difesa un po' bassa. Difesa bassa. Forse... No, metto Mimikyu. Metti Mimikyu, dai. Anche Mimikyu. Carineria. Sì. Yes, la così strategia perfetta. Comunque accusa il colpo, ma se ne frega, insomma. Sanguisuga. Sanguisuga? No, no. Non me l'aspettavo per niente. Vabbè. Adesso è chi c'è i Pokémon più grossi. Secondo me puoi lanciare tranquillamente un Sylveon. E lo Gigamaxo. Sì, o potresti anche Gigamaxare lui Lucario. Posto. Allora, tu sei più veloce di entrambi. C'è il sole in alto, quindi il tuo attacco fuoco è potenziato. Ti suggerirei un Dynamax con Sylveon con Max Flare su Lucario, che ce lo portiamo a casa diretto. Dynafiammata. Sì, esatto. E poi carineria su lui. Su Dracovish, che non sono sicuro che lo shotti, dovrebbe. Vabbè. Dovrebbe shottarlo, sì. Vabbè, comunque se è Gigamax... Ah, vabbè che forse Gigamax anche lui, eh. Sì, sì. Eccolo lì. Infatti. Chi Gigamax secondo te? Per me è Lucario. Potrebbe essere Dracovish invece. Dici? No, Lucario. Lucannario. Forse più veloce di me Gigamaxato? No, la velocità non cambia Gigamax. Ah, ok. Cioè, è più veloce sicuramente di Sylveon, però se tu lo Gigamaxi, Sylveon non muore di sicuro anche dopo un Max Steel Spike. Mamma mia, guarda Sylveon dentro la mia Dream Ball. Poi magari l'ho detto troppo veloce, però non dovrebbe morire. Mio! Guarda quanti PS ha Sylveon, 404 in Dynamax. Ciao. Carineria, non la fallire? Non la fallisce? No. Non se lo porta a casa. Dynametallo. No. Eccola lì, la bacca! Ceppo! La bacca, aspetto subito, signori. Aia, però che male. Comunque. Avrebbe fatto il doppio più male, se ci pensi. Sta aumentando la difesa del Dracovish, che potrebbe essere un problema. Sanguisuga la fa a Mimikyu, ce ne freghiamo, quindi anche se comunque si recupera un po'. Otto. Fantasmanto si chiama in italiano. Sì. Non mi piace per niente. Mimikyu si chiama Formaggino. Formaggino? Sì, in italiano proprio. A casa, Lucario! A casa! Alla Dynamax muta! A casa! Yes, perché quel sole in cielo fa male. L'attacco fuoco fa molto male. Mi sembra per 1.5. Stongiorneura, questo qua gli spari l'attacco d'erba. Ciaone proprio. Ah, sì. Dynaflora. Ciaone proprio, vai. Stongiorneo. E a lui. Dracovish, una carineria, lo dovresti portare a casa. Anche se ho aumentato la difesa, dovresti essere in grado di portarlo a casa. Sì, perché dai, prima gli avevo tolto un bel po'. Vai, Formaggino! E Formaggino porta il Dracovish a casa. Yes! Grande! Ho costruito un buon team. Giulio, abbiamo fatto un ottimo team, dai. Oh! Volevi fare dove? Dove volevi andare? Beccati questo Dynaflora, va? Beccati sti semi. Guarda come ti esplodo. Pam! Vabbè, sì, poi comunque avevo un altro Pokémon, un Ninetales. Molto forte sto Stonjourner come attacco, comunque. Sì, ho fatto un male cane. Ho vinto! Hai vinto. Prima vittoria. Ci diamoci un high five mentale, visto che non possiamo. Ah, guarda chi c'ha la posa più accattivante, scema. Mamma mia, distrutto, distrutto. Il mio MMR schizza le stelle. Questo è super, super flessibile. È il migliore da Dynamaxare. Vuoi vedere la squadra lotta? No, ce ne freghiamo, perché tanto sappiamo già com'è fatta. Continua. Cambia la musica sto giro. Oh, guarda come guadagni i punti. Metti, vai avanti, avanti, avanti. Di tanto. No, Mary. Mary 1. La mia preferita. Oh, contro Bree. Allora. Vediamo i Pokémon. Gabri. Very dangerous. Non riconosco... Ah, forse Mimikyu. Non riconosco nessuno. Cosa c'ha? Forse c'ha Trick Room, la pallina?
No, non penso che abbia Trick Room la pallina. In realtà sono tutti Pokémon relativamente veloci. Ha tre Pokémon estremamente veloci. Quello di fuoco. Basta fare il Trick Room Starto Mimic e faccio Trick Room. No, in realtà non penso che ti convenga. Penso che se parti con Shiftry e Ninetales, Shiftry è già più veloce di tutti lì. Quindi il solito Ninetales, Kurama e Canada. Il trio d'attacco. Fammi ancora vedere. Allora, fuoco ce l'ho. Chandelure. Come lo spacchiamo Chandelure? Spettro fuoco. Che attacchi c'aveva Heliolisk? Già non mi ricordo più. A Surf Heliolisk. Allora piazza Heliolisk. Heliolisk e Sylveon direi. O Mimikyu. Sylveon. Fammi, riapri. Sì, Sylveon perché comunque sia lo incassa un Max Steel Spike di Axorus. Vai, visto che c'ha quella bacca lì. Qui potremmo pensare di maxare anche Heliolisk. Dipende. Ah, bacà. Osi sfidare me? Mamma mia Giulio. Che hype. Ho più hype adesso che durante i miei incontri. Guarda come si veste questa. Sì, una questa vergogna. Se la tira tutta rossa. Oioioi. Parte con due Pokémon estremamente veloci. Vabbè, Shiftry glielo stecco instant. No, Inteleon, scusa. Con Shiftry. Inteleon glielo rompo. È che lui sai che cosa farà adesso? Sicuramente. E metterà i schermi. Vabbè, ma io sono più veloce, no? Ah, no, gli schermi. No, sai che puoi fare? Fai un solar raggio in faccia a Inteleon, che non se l'aspetta. E gli fai anche un fake out, così non si muove. A lui? Inteleon è più veloce di... No, è vero. Inteleon. Però non c'è caso che muoia Inteleon. Ninetales velocità è grosso. 140, è troppo veloce rispetto a te. Ninetales, 100. Però... Bruciapelo e Inteleon, sì. Ok. Non lo far muovere, lo ammazziamo subito. Dai, perché tentenna, se no piazza, lui piazza gli schermi e dopo ti... Solar raggio? Ma come accumula la luce? Sì, però subito te lo fa tranquillo. Ah. Lui dopo ti mette gli schermi, ti complica tutta la partita. Bam, a casa. A casa, Morto. Bebè! A casa! Non vogliamo i tuoi schermi. Tifone, colpisce. Sì, questo ti ammazza. Ah, no! È vivo, è vivo! Ah, è confuso però, è confuso. Va bene, va bene. Comunque il più veloce in campo adesso è Shiftry, ricordiamoci. Come abbiamo visto Canada. Canada? Canada conquista. È sacrificabile Canada. Perché quando è shiny ha le foglie rosse e sembrano dati. È shiny. Certo. Oi. Allora, o faccio memento perché secondo me Ninetales me lo te lo spaccano. Io farei comunque una vampata. Farei comunque una vampata a Noivern anche se poco efficace. Punterei a togliermi dalle palle Noivern. Frana, vai, Frana. Tranquillo proprio. Tutte e due? Sì, tutte e due. Madonna, sei Frana. Sei più veloce. Oddio, no. Non ti colpire? No. No? Sì. Frana! Yes, vabbè, il dolore che proveranno. E ma possono pure troppo. Flinciare. Ninetales svampate, quindi tornerà indietro. Ah, anche vero, se non è efficace, anche se non è efficace, se gli fa un male cane. Me ne vo. Addio. Adesso penso allora, che puoi cacciare un Sylveon tranquillo, sì. O un Heliolisk. Heliolisk potrebbe accusare morire. Qualunque colpo arriva, sì. Ricordiamoci che è quello con meno difesa e meno tutto. Cioè Heliolisk è attaccante. Dragobolide. Aia. Non è effetto Sylveon. Bebè. Scemo. Aia, questo vabbè. Sì, addio questo Canada, sì. Hai fatto il tuo dovere. Era anche confuso, attaccato allo stesso, è stato un bravo Canada. Adesso allora, il rischio è il più veloce, ok? Mamma mia. Vai, Bing Bong! È il più veloce, Sylveon ha protezione. Io sparerei un surf in faccia a tutte e due. Proteggiti con Sylveon, surf in faccia a tutte e due. Chandelure ce lo portiamo a casa. E anche Noivern, per forza. O posso anche dinamaxare, no, ma no, perché almeno così colpisci tutte e due. Da dinamaxato no. È vero che Surf farà meno danno perché c'è il sole, però... Però va detto che noi Sylveon con protezione l'abbiamo messo apposta per questo. Esatto, è proprio per questa combo qui. Protezione? Yeah. No. Lui dirà, perché sei protetto? Oh no! Oh shit! I don't like what is gonna come. Oddio, wow. Ma si apre? Sì, si apre, è carinissimo. Non l'ho mai visto. Oh, Chandelure rimane in Chandelure vita. Chandelure è vivo, cacchio. Vabbè, ci sta. Chandelure comunque non può fare l'attacco spettro su di noi, quindi al massimo ci deve... Marchiatura! Yes, baby! A casa! No. Mamma mia, Sylveon! Vileplume. Vabbè, c'è ancora Ninetales. Adesso in giro. So che cosa puoi fare. Gigamax e Magifiamma su Vileplume. Bravissimo. E poi, secondo me, puoi anche sparare un altro Surf che, anche se le incassa,
tanto è Gigamax. Tanto Gigamax, Chandler te lo porti almeno anche quello a casa, così è bella. Sì, sì. Ma anche adesso lui Gigamax era chi va e le plume? Può darsi. Sì, perché Gigamaxare Chandler è un suicidio. Non lo Gigamaxa lui, lui non lo Dynamax. Mi sa che ha lasciato perdere, appena abbandonato si è arreso. Poi è vero che dietro c'abbiamo un Ninetales per quel Vileplume. Infatti, non è la migliore delle cose, delle ipotesi che bel poteva team, succedere. Giulio, sono proprio contento. Madonna il male. Vabbè, attacca prima Surf, lui. Guarda, Chandler. niente. Super Chandler va a Nanna. Buonanotte, candelabro schifoso. Indovina un po' cosa ti arriva in faccia adesso. Fior Tempesta, colpisce tutte e due. Fa male, ma... boom. A casa con il sole esplode. Oh mio Dio, questo è un bel team. Ho sconfitto formaggio Brie. Grande. Complimenti. Altro 5 mentale. Yes. Signori, se ne vinci un'altra, Giulio, avrei fatto 3 su 3 prima di me in un video. No, vabbè, dai, 3 su 3 è impossibile. Già così sono molto... No, però il tuo team è molto più ben studiato del mio. Arraffato. Sale di rank. Sale di rank. 10 PL. Pazzesco. Oh, Rosa è bella però. Rosa però è un po' troppo epica, tipo Dark Souls. Devo fare il 3 su 3. C'hai ragione. 2 vittorie e 0 sconfitte. Un pochino le invidio. Allora, Giulio, prestami il tuo team. Scambiami il tuo team, ci faccio una decina di lotte. Magari ritorno, batto. Io adesso sto a 16 sconfitte, no, 18 allora, sconfitte e 16 vittorie. Questo è un 20 in coda. No, nessuno, a meno che non sia Corviknight. Esatto, io pensavo a Corviknight. Qui poi però tranquillissimamente quel dito con Imposter. Ferrosid. Allora, Ferrotorn ce ne frega, lo esplodiamo con qualunque cosa. Quello stai tranquillo, quindi secondo me non lo porta. Anche Corviknight. Dragapult abbiamo come counter Heliolisk. Se non sbaglio, non penso che lo possa shottare Heliolisk. Io partirei sempre Canada e Ninetales. Vai abbastanza tranquillo così. E se parto con Leafeon? Io partirei col Sole subito. Il Sole lo farei. Eh no, ma dico Ninetales e Leafeon. Il Canada lo lascio a letto. No, dai. No, ci serve quel bruciapelo. Squadra che vince non si cambia. Poi fammi vedere ancora. Sylveon sicuro contro Dragapult. Poi Sylveon è super versatile. Sì, Sylveon. Sylveon e Mimikyu, direi. E Mimikyu? Sì. Ok. Perché se porta Dragapult, Mimikyu lo spacca. Schiaccia Termina. Ricordati di schiacciare sempre Termina, perché se non lui decide di portarti i primi 4. Infatti te le farei ordinare, poi quando finisci questo, metti subito Canada e Ninetales in cima, così se va male la scelta, che non hai fatto in tempo, comunque parti con quei due. Sotto metti Sylveon e Mimikyu, così dici sono 4 che più o meno funzionano, a prescindere se ci hai pensato o meno. Lassorien, Noachier, come l'ha chiamati? Sarà... Perché poi lui li può chiamare e tu no? No, ma saranno i nomi stranieri di quei Pokémon. È vero. Ma di che paese? Allora, Ferrothorn se ne va proprio a cacare subito. Tu puoi fare un... A parte che... Io farei una vampata. No, sai così... che? Che io ho paura che lui abbia Surf. Ma chi ha Surf? Dragapult? Sì. Lo faccio tentennare Dragapult. Non puoi perché spettro. Figlia puttana. Però tu sei più veloce di Dragapult con... fai vampata su, tranquillamente su di lui, su Noachier. Poi fai un attacco buio su Dragapult. Che non abbiamo messo. Fuck. Lama solare. Sì. È poco efficace però. Lo scontro finisce. Abbandona. 3 su 3, signori. 5 mentale. Yes, Queen. Ma no, questa non ci hanno mai dato gusto. Questa. Va bene, facciamone un'altra. Facciamo il 4 su 4. Roviniamo la mia di reputazione. Classe Pokéball. No, guarda, PL. 30 PL, sì, infatti il metodo migliore per fare i PL è giocare online. Sarà partita pure la musica epica e tutto per niente, per uno che ha abbandonato. Però ha abbandonato in modo stupido perché lui non sa che il nostro Shiftry non ha l'attacco buio. Vai, fai vedere allora. Cosa. Team Pioggia, signori. Però c'è Tyranitar. Non vedo nessuno che può piazzare Trick Room. Silvally può avere Trick Room? No, non può avere Trick Room, siamo tranquilli. Allora, secondo me, starta con Felipe. Quindi potrei portarvi Ninetales e Sylveon. No, però Ninetales lo attiva lui la pioggia perché è più lento dopo. Quindi Ninetales non lo porterei diretto subito. Hai ragione. Porterei un Shiftry. Sì, un Shiftry e... Mimikyu, vai. Poi dietro porti Ninetales. Fammi rivedere la squadra al volo. E Sylveon.
Non abbiamo ancora usato Pio. Pio chi è? Lifeon? Sì. Sarà per il prossimo video, dai. Questa la potremmo perdere, dopo tutto. Non lo so. Non vorrei perdere da uno così. Questo viene vestito da calciatore. Da capo palestra fuoco. No, non è capo palestra fuoco, però. Ma c'ha una giacca della tuta. È un misto un po' strano. Silvalli e Draga. Silvalli e Draga, appunto. Strana sta accoppiata. Sì, molto strana. Cosa hai in mente? Secondo me puoi fare un bel bruciapelo a Silvalli e un Shadowclaw in faccia a Dragapult. Lui aveva Pokémon normali. Ma aspetta, carineria o ombra artigli? Forse carineria gli farei. Fa più male? Sì. Dragapult, ok. Vediamo. Vediamo come reagirà. Se si ritira... Chissà cosa può fare quel Silvalli. Il primo Silvalli che incontro online. Se si ritira mi arrabbio. No, non penso. Guarda come ci sta ragionando bene. Sta pensando se mantenerono quel Dragapult in campo. E lo mantiene. Non lo Dynamax, intanto Silvalli non si muove. All'acciaio, su Mimikyu ti rompe il disguise, però te ne freghi, adesso dovresti shottarlo. Boom! Oh no! C'ha fuoco. Cosa c'ha? Benda scelta? No, è rimasto davvero con uno, per che culo. Che sfiga. Adesso tu Mimikyu, senti qua, lo cambi per Ninetales. Prima tu sei Shiftry. Attento, fai lotta. Ah, ok. Puoi fare tranquillamente breccia su Silvalli. Io farei... No. Fai una lama solare su Dragapult e cambi Mimikyu con Ninetales. Lo uccidi. Aspetta, no, lama solare non c'è il sole, a occhio. Ah, però lo cambi subito con Ninetales, capito? Vai tranquillo. Oh, ok. Cambia Pokémon con Ninetales. Sì, appena si attiva il sole tu sei velocità doppia, quindi più veloce di Dragapult. Attaccherai per primo e lo inculi. Ok. Subito. Beccati sta siccità. Spettro tuffo si nasconde. No, va via. Cacchio. Mi ero scordato che c'è quella mossa maledetta. Nessuno la portava più proprio perché metal testata non ti dovrebbe uccidere, no? Allora, fai una bella breccia in faccia a Silvalli e anche una vampata. Così sì. Torna indietro Ninetales, non sia mai che cambi... Sì! Strano che sia ancora così veloce, ma... Come fa a essere più veloce di Shiftry? Vuol dire che non gli abbiamo messo abbastanza... in velocità, in effetti non gli abbiamo messo niente in velocità. Vabbè, Silvalli intanto a casa. Sì. A nanna. Adesso con Ninetales sei davvero... No, con Sylveon sei davvero in un'ottima posizione. Metto Sylveon, infatti. Sì. E mi sa che lo Dynamaxo anche. No, in realtà io non lo Dynamaxerei ancora. Dipende chi tira lui. Vediamo. Perché lui potrebbe fare tranquillamente Spettro Tuffo ancora. Però non penso che lo farà Spettro Tuffo. Penso che ti farà l'acciaio diretto a Sylveon, che ha la bacca. Quindi lo accuserà tranquillissimamente. Darmanitan. Questo Darmanitan è estremamente veloce. Sai che cosa potresti fare? Ho la mossa fuoco, Dynamaxo e gli sparo il fuoco. Oh, però tu ti devi portare Dragapult a casa adesso. Ah, se sei d'accordo, sacrificherei Ninetales. Non ho capito. Lo cambio? Ci sto ragionando. Fai un attimo lotta, fammi vedere cosa ha Shiftry. Io farei lama solare su Dragapult e... No, ma a questo punto farei Frana, sperando di colpire tutte e due, e Hyper Voice con Sylveon. Così okay. Colpisce tutte e due. Gran voce, cioè. Tanto lui potrebbe Dynamaxare Darmanitan. Sì. Darmanitan qualcuno me lo chioppa. Dipende se è più veloce di Shiftry. Che Shiftry forse avremmo dovuto investire un po' in velocità. Un pochino in modo che quella velocità raddoppiata comunque si abbattesse qualcuno. Però adesso sto la scelta non dovrebbe avere effetto. Quindi Darmanitan è veloce farlo, però Shiftry. Non è così tanto. Eccola l'acciaio, tu ti mangi la tua bacchetta. Dici proprio no, non me ne va. Tranquillo che non muoio. Guarda il danno. Si incassa. Frana. Pam. Dragapult, maledetto. Dynapugno. Vuole aumentare il suo attacco? Lo fa ovviamente su Shiftry. Strano che non faccia l'attacco di ghiaccio. L'avrebbe ucciso. Però forse vuole aumentare la stats. Mamma mia, Dragapult finalmente se ne va. Però adesso anche se dovesse ammazzare Shiftry può potenziare il suo attacco quanto vuole. Ninetales sarà sempre più veloce di lui. Ai. Qui serviva... Cacchio, non ce l'abbiamo. Bing Bong serviva qui. No, però aspetta. Fai una bella
Lama solare in faccia a lui. Ah no, c'hai breccia. No, torna indietro. C'hai breccia. Breccia su Tyranitar e cambia Sylveon con Ninetales. Perché hai bisogno della velocità del sole. Sì, tanto Ninetales è un moribondo, cioè nel senso. Sì. Siccità, quindi dici proprio no, non la vogliamo la tua sabbia. Shiftry attacca per primo perché diventa improvvisamente il più veloce, ti becchi sta breccia in faccia che te porta quasi a casa. Ah! Dina pugno ancora. Vabbè, rip Ninetales. No, Shiftry. Anche Ninetales adesso muore per forza. Se la prende con Ninetales, appunto. Aumenta l'attacco di Tyranitar. Sono molto pericolosi adesso. Frana. Ninetales evita l'attacco. Madonna. Doggy. Allora, ragioniamola. Allora io lancerei Sylveon. E lo dinamaxo. Lo dinamaxi e fai la vampata con Ninetales su di lui, più il G-Max Fire su di lui, non sia mai che non muoia. Mi segui? Sì. Dina Fiamma su di lui e gli fai anche la vampata, perché non si sa mai. Beh, ma no, secondo me muore. Sì, però non si sa mai, quindi per sicurezza. Aha. Sei caduto nella mia trappola. Baga. Mamma mia. Madonna, Sylveon. Sylveon ha spaccato. Sì, Sylveon è stato bravo. Ma tu. Sylveon è stato l'MVP. Cioè, Shiftry è stato fondamentale in Shiftry tutti. Shiftry e Sylveon sono stati fondamentali. Ma in questo senso anche. Anche Ninetales. Perché Ninetales. Anche Ninetales. Però Ninetales più di riflesso non ha avuto. Non ha avuto protagonismo, però è stata la chiave per far funzionare. È stata la chiave. E però anche Sylveon... Ninetales, perché un attacco di fuoco da Ninetales. Sylveon proprio. Ninetales evita l'attacco di nuovo. Ti immagini? Sì. Proprio no, non me ne frega. Giù. Tanto vabbè, anche se ammazzava Ninetales sarebbe morto. C'era comunque la bestia. Sì. Ma sono 4-0. Sei 4-0, cioè 5-0. Sei no, 5. 4, è vero? 4 perché uno si è solo uno si è ritirato. Giulio. Tanti applausi, non tanto per Fibra, ma per è no, vero che il team te l'ho costruito praticamente io. Però alla fine è come se invece di affittare il team di un campione del cavolo abbia affittato il mio e lo abbia portato alla vittoria. Quindi io sono contento così. Signori, se avete visto questo video, a quanto pare non sono così idiota nel buildare i team e non sono così incapace. Questo team funziona ed è un vero piacere vederlo funzionare. Giulio nel frattempo continua a roteare intorno al proprio asse. E adesso... vi salutiamo qua. Alla mia destra appariranno dei fantastici video cliccabili se avete bisogno di un'altra piccola dose del vostro carissimo ziopeo di quartiere. Qui il pulsantone iscriviti, ma soprattutto la cosa più importante è dare un bel cazzottone alla campanella. Buonanotte. Ciao.